Grazie. Onorevole Elis Lain, ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. Non possiamo che dirci soddisfatti oggi di poter presentare questo rapporto in aula. Con il rapporteur Stier e gli altri shadows e tutti i colleghi che hanno contribuito abbiamo svolto un lavoro enorme in pochissimo tempo. Con spirito collaborativo e con la consapevolezza dell'importanza di questo rapporto che costituirà la posizione di questo Parlamento sulla definizione dei Sustainable Development Goals che saranno negoziati alle Nazioni Unite l'anno prossimo. È un rapporto ambizioso ed equilibrato che in Commissione ha incontrato una larghissima maggioranza. È fondamentale che in quest'Aula trovi una maggioranza altrettanto forte, di modo da poter presentare una posizione unitaria del Parlamento ed influenzare le conclusioni del Consiglio di metà dicembre. Come gruppo S&D abbiamo posto grande enfasi sui diritti umani, che devono essere al centro del nuovo framework, insistendo sul principio di non discriminazione e sull'attenzione ai soggetti più vulnerabili, così come sulle minoranze, sulla comunità LGBTI e sulle persone con disabilità. Abbiamo voluto enfatizzare l'importanza di una nuova partnership globale, sottolineando l'universalità dei nuovi obiettivi, la vera novità e la vera sfida per i prossimi anni. Non più un'agenda destinata ai paesi in via di sviluppo, ma obiettivi condivisi, che valgano per tutti gli Stati e quindi compresi anche quelli dell'Unione. Abbiamo messo al centro il ruolo guida che l'Unione Europea dovrà avere durante le future negoziazioni e che potrà svolgere in modo tanto più incisivo quanto più sarà in grado di esprimersi con una voce sola, unitaria e forte. Abbiamo voluto che allo stesso livello dello sradicamento della povertà e dello sviluppo sostenibile la lotta a tutte le disuguaglianze diventasse priorità assoluta della nuova agenda. L'Europa può e deve farsi carico di promuovere una lotta serrata alle disuguaglianze su scala globale, dando anche l'esempio. Disuguaglianze che sono incredibilmente aumentate sia entro gli Stati che tra gli Stati e a cui si ricollegano molte delle grandi sfide che affrontiamo quotidianamente in via emergenziale come i flussi migratori. È importante insistere sulle disuguaglianze anche perché una delle criticità dei precedenti Millennium Goals è che nonostante dei progressi siano stati fatti, la loro distribuzione è stata ineguale tra le diverse fasce sociali. Nel rapporto, per questo, difendiamo chiaramente la proposta dell'Open Working Group di avere un obiettivo a sé stante sulla riduzione delle disuguaglianze. Abbiamo voluto assumere come base proprio il lavoro dell'Open Working Group e crediamo che gli obiettivi non andrebbero ridotti, ma che se proprio si vorrà considerare una loro riorganizzazione, essa non debba in alcun caso andare a scapito degli obiettivi più ambiziosi ed innovativi, compreso quello sulla gender equality. Come membro della Commissione FAM sono felice che l'opinione della Commissione sia stata presa in grande considerazione e nel rapporto emergono con forza, come detto da chi mi ha preceduto, il ruolo centrale della donna nelle politiche dello sviluppo e il pieno rispetto dei suoi diritti, compresi quelli sessuali e riproduttivi. Molti altri sono gli aspetti innovativi e coraggiosi, sulla lotta alla povertà, ad esempio, che chiediamo che non sia misurata solo sulla base del reddito, ma considerando più ampie misure di progresso e benessere, oltre all'auspicabile innalzamento della soglia di povertà a $2 al giorno. Sul cambiamento climatico e la necessità di transitare con determinazione e coraggio verso modelli di produzione e consumo finalmente sostenibili, sull'accesso universale ad una salute e ad un'educazione che siano di qualità per tutti, sulla necessità poi di contrastare corruzione, evasione ed elusione fiscale che sottraggono ai paesi risorse indispensabili, anche con riferimento ad innovative forme di finanziamento come la tassa sulle transazioni finanziarie. E infine sull'importante ruolo ricoperto da società civile, organizzazioni, autorità locali e parlamenti nazionali nel nuovo framework, che sarà tanto più forte quanto più condiviso e costruito a più mani. In questo senso abbiamo insistito sulla necessità che tutti gli attori coinvolti, compreso il settore privato, siano sempre guidati dal raggiungimento degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, dal rispetto dei diritti umani, dei lavoratori dell'ambiente e dai principi di trasparenza e accountability. È un rapporto forte ed ambizioso che ci auguriamo dunque possa trovare il più ampio sostegno da parte dei colleghi, anche perché l'anno prossimo sarà l'anno europeo dello sviluppo, con la consapevolezza che ci accingiamo a votare anche sul futuro della nostra politica di cooperazione e con la speranza che l'Unione, anche con il contributo dell'alto rappresentante e del commissario Mimica e del Presidente del Consiglio europeo, possa far sentire forte la propria voce nella comunità degli Stati, a sostegno di un mondo non solo libero da povertà, fame e malattie, ma anche più giusto, più uguale e più attento ad uno sviluppo sostenibile ai diritti di tutti e di tutte, perché credo che sia questa la responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni. Grazie. Grazie. Onorevole Slain, per lei c'è un cartellino blu, l'accetta? Mi sente? Ah, onorevole Arnott, prego. I believe that countries should act quickly when we have disasters or crisis.